diciamo, italiana, ha prodotto il per se stessa, la creatura che è voluta per se stessa come fine, la creatura, in per se stesso, vale a dire l'uomo, la terra è la creatura che Dio ha voluto per se stesso, per Dio. E quindi ecco che Amelio, cito tra virgolette, dice: questa traduzione falsa il testo, annulla la variazione di dottrina che purtroppo Gaudium et Spes ha introdotto. Perché? Perché quando si parla di creatura, creatura è un concetto relativo a creatore. Creatura dice creatore, come figlio dice padre. Non c'è figlio se non c'è un padre, non c'è creatura se non c'è creatore. Allora, se la creatura è voluta per se stessa da Dio, ecco che la creatura per sé è o uguale o maggiore al creatore. Il creatore avrebbe come fine un ente limitato, inferiore a se stesso. E questo è metafisicamente impossibile. Il Dio creatore non può avere come fine qualcosa di inferiore a lui, tranne che dire che la creatura, per la concezione panteistica, faccia una sola cosa con Dio. Ma il panteismo è un errore condannato sin dagli inizi dal Magistero della Chiesa costantemente. La centralità, dice Romano Amelio, commentando Gaudium et Spes 24, finalistica dell'uomo creato, è esclusa sia dalla teologia, dalla rivelazione, e che dalla filosofia. E cita la rivelazione, Proverbi, capitolo 16, versetto 4. Dio ha creato tutte le cose per se stesso, non per se stesse. San Tommaso ci dà la ragione filosofica nella somma teologica, prima parte, questione 19, articolo 2. Dio vuole le creature per se stesso, anche qui non per se stesse. Vedete che come uno iota può cambiare completamente una dottrina. Amelio, pagina 430, commenta: nell'uomo, nel mondo, può essere fine dell'uomo stesso, perché Dio non ha creato l'uomo e il mondo per l'uomo, ma per se stesso. E anche perché Dio, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto. Dio può far tutto tranne il male, sarebbe una deficienza in Dio. Dio non può fare il contraddittorio. Dio per miracolo può rendere un cerchio quadrato, ma non può fare che il cerchio, restando cerchio, sia quadrato. La contraddizione Dio non la toglierà, perché è una imperfezione. Così una creatura come fine ultimo, fine anche di Dio creatore, è una contraddizione nei termini. E quindi ecco che Dio infinito non può avere come fine ultimo del suo creare, del suo agire, che coincide con il suo essere, un ente finito inferiore a lui, tranne che scegliere la via del panteismo, per cui si parla la creatura uguale al creatore. Voi mi direte: questa è un'interpretazione di Amelio, ci sono alcuni che dicono Amelio sì, bravo, però ha esagerato, perché ha visto rottura dove c'era continuità. Allora Amelio stesso cita Paolo VI, Osservatore Romano, 6 marzo del 1969. Paolo VI, parlando di Gaudium et Spes 14 e 24, dice: qui Gaudium et Spes, il concilio, quindi non l'interpretazione del concilio, ma il testo del concilio, non lo scritto, ha modificato in modo considerevole il giudizio verso il mondo. Quindi il mondo non è più una creatura, un mezzo per ascendere a Dio, ma è il fine. Giovanni Paolo II, sempre citato da Amelio, in un discorso tenuto all'UNESCO nel 1980, che si può trovare in Relazioni Internazionali, pagina 566, citate da Amelio, dice: bisogna, Giovanni Paolo II, affermare l'uomo per se stesso, e poi, virgola, unicamente per se stesso. Allora voi vedete che l'interpretazione che si poteva dare di Gaudium et Spes 14, la creatura voluta come fine delle creature inferiori, delle pietre, delle piante, degli animali bruti,
è ordinata